Buongiorno e bentornati nel mio canale. Anche oggi vi propongo un video tag. In questi giorni sto registrando tanti video tag, è vero, ma perché, come avevo detto anche in altri video, sono in riposo forzato perché a seguito di un'infezione devo stare a riposo e quindi ne sto approfittando per registrare qualche video e i video tag sono molto leggeri, molto, come dire, divertenti anche. E quindi in questo periodo in cui sono insomma non tanto in forma, mi tiro un po' sul morale e sto un pochino con voi questi 10 minuti e faccio questi video tag. Quello che volevo fare oggi riguarda il cinema e si chiama Indiscrete domande cinematografiche. Cominciamo subito con la prima domanda. Il personaggio cinematografico che vorresti essere? Io penso che tutti voi abbiate presente Sabrina, la grande Audrey Hepburn. Credo che quella sia una donna, un personaggio veramente elegante, raffinato. Come Potrei non voler desiderare di essere come Sabrina. Quindi lei. Seconda domanda. Genere che ami e genere che odi? Io amo i thriller, gli psicothriller, i gialli, poi mi piacciono anche i film drammatici, quelle grandi storie un po', come dire, corpose, sostanziose, sì, mi piacciono molto. E anche quelli in film commedia, perché no, se sono fatti bene, non sono pieni di cliché o di luoghi comuni, sì, sicuramente. Non mi piacciono invece quei film comici che sono, come dire, veramente pieni di banalità, quindi quelli proprio non mi piacciono, e neanche i cinepanettoni classici alla Vanzina, quelli non li sopporto. Poi, preferisci i film in lingua originale o doppiati? Io preferisco i film doppiati perché sinceramente mettermi a leggere tutti i sottotitoli mi fa un po' perdere il gusto di vedere il film, non ho molta voglia di leggere i sottotitoli, quindi sono un po' pigra in questo senso e preferisco i film doppiati. L'ultimo film che hai comprato? Sono veramente tanti anni che non compro un film. Credo che l'ultimo che ho comprato sia Memorie di una Geisha, quindi molto vecchio. Non ho mai più comprato film perché io comunque li guardo in streaming, quindi non ne ho più comprati. Sei mai andato al cinema da sola? No, non mi sembra. Che io ricordi, no. Di solito vado al cinema con qualcuno perché è anche un'occasione per, insomma, fare qualcosa, uscire insieme, insomma. Quindi no, da sola non mi ricordo, ma direi di no. Cosa ne pensi del Blu-ray? Beh, è una grande evoluzione, ovviamente. Che rapporto hai col 3D? Io col 3D ho un rapporto un po', come dire, particolare perché mi piace molto, nel senso che io quando ho visto un film in 3D ero rimasta molto entusiasta perché davvero era una cosa, insomma, che mi aveva coinvolta, mi era piaciuto. Però purtroppo c'è da dire che a me il 3D fa girare la testa, perché con quegli occhiali, quelle immagini che girano, comunque a me poi girava la testa. Quindi insomma, non penso che guarderò più un film in 3D per questo motivo, perché voglio godermi la serata e non sentirmi male perché mi gira la testa. Però mi piaceva in realtà il 3D, però per motivi fisici non posso più vederlo. Pazienza. Che cosa rende un film uno dei tuoi preferiti? Sicuramente una bella storia, perché deve avere una bella storia, ma per essere uno dei miei film preferiti deve suscitarmi delle emozioni. Quindi non importa tanto com'è la fotografia, com'è la sceneggiatura, com'è la scenografia, come sono gli attori. Quello che importa perché sia diventi un mio film preferito è che susciti dentro di me delle emozioni particolari e allora diventa uno dei miei film preferiti. Preferisci vedere un film da sola o in compagnia? Ma dipende. Se è un film magari che interessa solo a me, allora preferisco vederlo da sola piuttosto che sentire magari le critiche o sentire commenti perché non avevano voglia di vederlo, quindi me lo guardo io. Se no, generalmente preferisco vederlo in compagnia. L'ultimo film che hai visto al cinema oppure no? Ecco, io l'ultimo film che ho visto l'ho visto ieri e si intitola Mammina Cara, è un film molto vecchio ed è veramente inquietante, cioè è la storia di un'attrice che non può avere figli, adotta una bambina, all'inizio sembra così dolce, così premurosa, poi a un certo punto comincia a maltrattarla ed è proprio completamente pazza questa donna.
Quindi, insomma, ho visto questo film perché lo avevo sul computer, era tanto che lo volevo vedere, e siccome devo stare a riposo, ho guardato questo film ed è proprio recentissimo perché risale a ieri, ma è un film veramente altro che psicologico, proprio quasi psichiatrico, veramente. Poi, un film che fa riflettere. Io ne ho scelti tre: Ladri di biciclette, Dogville e The Butterfly Effect. Credo che siano tre film che davvero fanno riflettere. Se non li avete visti, guardateli perché vi assicuro che fanno riflettere. Un film che fa ridere. Beh, un film che a me fa ridere sempre, tutte le volte che lo guardo e potrei guardarlo mille volte, è Febbre da cavallo. Quello però il primo, non il secondo. Il primo Febbre da cavallo. Un film che fa piangere, Ghost. Un film orribile. Per me è Il mistero della strega di Blair. Io non ho mai visto un film più brutto di quello, proprio non mi è piaciuto. Un film che non hai visto perché ti sei addormentata. Ragazzi, Il Signore degli Anelli. Io durante la mega battaglia galattica mi sono addormentata al cinema, quindi non l'ho visto. Un film che non hai visto perché stavi facendo le cosacce, ma a me sinceramente non capita mentre guardo un film, perché io, sia io che il mio compagno, siamo abbastanza appassionati di cinema e di film, quindi quando scegliamo di guardare un film lo guardiamo in modo serio, quindi non mi è mai capitato. Il film più lungo che hai visto? Direi che i due film più lunghi che ho visto più o meno hanno una durata simile, durano più o meno allo stesso tempo. Sono I 10 comandamenti e Via col vento. Film che ti ha deluso. Mi ha deluso Australia con Nicole Kidman. Avevo molte aspettative su questo film, lo volevo vedere, poi quando l'ho visto non mi è piaciuto, sono rimasta molto delusa. Un film che sai a memoria, Via col vento. Un film che hai visto al cinema perché ti hanno trascinato. No, non è mai successo. Io al cinema ci vado molto volentieri. Anche se magari un film mi attira meno, comunque io al cinema ci vado perché do sempre una possibilità ai film che potrei guardare. Quindi non è mai successo che qualcuno abbia dovuto portarmi di forza al cinema. Ci vado volentieri. Un film più bello tratto da un libro è secondo me Via col vento, perché ragazzi è il mio film preferito e credo che sia veramente forse l'unico film che è molto più bello del libro. Quindi Via col vento. Il film più datato che hai visto? Io ho visto il film più datato sicuramente è Il Monello, che è un film del 1921 con Charlie Chaplin ed è un film muto, quindi sì, sicuramente quello è il più vecchio. La miglior colonna sonora, per me la miglior colonna sonora è quella di Nuovo Cinema Paradiso, è una colonna sonora che veramente mi suscita grandi emozioni, quindi per me, per il mio gusto personale, è quella. La miglior saga, Ritorno al futuro. Ehi, tu porco, levale le mani di dosso! Io amo la saga di Ritorno al futuro. Miglior remake? Io non ho visto molti remake, devo dire, quindi la mia scelta è abbastanza ristretta, però tra quelli che ho visto ho scelto La fabbrica di cioccolato, secondo me è il migliore, tra quelli che ho visto io, che ripeto ne ho visti pochi. Bene ragazzi, questa era l'ultima domanda, mi dispiace che sia già finito perché vi devo già salutare, ma ci vediamo presto, buona serata e vi do appuntamento al prossimo video, un bacio a tutti!